Ehi, Fiorello, mio signore. Di, la vedi? Signor no. Oh, che parola mi disperai Signor con me, il giorno avanza. Oh, che tempo, che farò? Tutto è vano. Buona gente, mio signor, avanti, avanti, più ti canti, più ti suoni, io bisogna farmai il nonno. Buonanotte a tutti quanti, più di voi che parlo un po'. Buonanotte, buonanotte, più di voi che parlo un po'. Fortuna, ti rubo il cuore, fortuna, ti rubo il cuore.
Amori e pezzi, non c'è tempo, 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 non c'è tempo. Bel risorso, tu fui del mestiere, alla tangente, col cavaliere. Che bella vita faticar poco a divertirci assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, rom frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza figlio non sa caso in si vigna una ragazza, a bella 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 ricorre per il marito, io con la scusa del pettine di giorno della chitarra col favore della notte a tutti, onestamente, non può per dir. Ma da fa far piacere, oh che vita che vita, oh che mestiere. Questa bottega e senza pur m'inganno chi sarà mai costruito e lui senza il burro Figaro mio padrone ti vengo eccellente zitto zitto prudenza qui non sono conosciuto né va farmi conoscere per questo le mie gran ragioni intendo la libertà no. E che serve? Non dico resta qua forse di segni miei non giungino fortuna ma cospetto dimmi un po' buona lana come ti trovo qua poter del mondo ti becco crassettondo la miseria signore a virgo oh, hai messo ancor giudizio e come? E della cominci di Dio forse lo spiego al prado di Dio che di bellezza una partita figlia di un certo medico Barbogio che quando a pochi di stabilito io di questa invadito lasciai patria parenti e tua mendenti e qui la notte e il giorno passo girando ma dove a quei balconi intorno a quei balconi un medico o cospetto siete ben fortunato sui mascheroni il capo è cascato. Ma certo, Lorenzo, io sono parrucchiere, barbiere, chirurgo, botanico, speziale, veterinario, insomma, il pocimiglior di casa. Che torna? Non basta la ragazza figliola né del medico, è soltanto la tua pupilla. Oh, che consolazione! Per fortuna, dove fate il portone dell'orologio? E tra momenti io torno, non aprite a nessuno. Sentite, se per caso venisse Basilio a ricercarmi, che aspetti? Chiudete bene, Ambrogio.
Le mie nozze con lei meglio è affrettare, sì, e dentro di finirmo quest'affare. Tranquillo, sono secco rosina, vecchio rimbambito, ma dimmi, Rosso, chi è questo Don Basilio? Un colo imbrogliano di matrimonio, un colo torto, un velo disperato, sempre senza un quadrino già, e un maestro di musica, insegna il ragazzo. Bene, bene, tutto giova a te. Ora pensate della bella rosina a soddisfare le brame. Una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate le signore. Una canzone. Certo, questa la chitarra, presto cantiamo. Ma io... Oh, che pazienza! E ben proviamo. Io voglio parlarle, ma tu mi devi aiutare. Sì, sì, che pure.
via, tu ti vai però. Ma bravo, entro oggi che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via del tuo spirito, vediamo qualche prosetta. Del mio spirito, bene bene vedrò, ma sai no, oggi via, ti intendo, Alà, non dubitar di tue fatiche, largo compenso avrai. Come non c'è, allora, non c'è una discrezione. Oro di sette, animo via. Non pronto, ma non sapete i simpatici effetti prodigiosi che era pagare il mio signor Lindor. Lindor produce in me la dolce idea dell'uomo. All'idea di quel pecato comincio a diventar sì all'idea di quel metallo vulcano la mia mente comincia a diventar sì sì all'idea di quel metallo vulcano la mia mente comincia a diventar a diventar a diventar e vulcano il comincia a diventar. Vediamo tu dagli anni quel metallo, qualche pezzo, qualche pezzo sorprendente, e del vulcano velatamente, qualche mostro singolarsi, del vulcane la tua mente, qualche modo singolarsi. Del vulcane la tua mente, qualche modo singolarsi, 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 qualche modo singolarsi. Ho signor Conte, senta. E voi dovreste travestirvi, per esempio, da soldato. Da soldato. E sì, signore. Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa? Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento. Sì, mio amico il colonnello, mio amico il colonnello. No! Ma e poi? Sospetto! Nell'alloggio col biglietto quella porta s'aprirà. Benedita, mio signore, e non di far un altro l'ho trovato. Che invenzione, che invenzione, premi fuoco! 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 Good.
invenzione per i morti. Invenzione, voi invenzione per i morti. Invenzione, che invenzione per i morti. Thank you.
volate in cielo. Sì, sì, oh!
che si fa? Non si morde noi. Oh diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa. Oh, mi fa ridere, e che mi serve lo spirito che giova la bellezza, che chiusa sempre sopra quattro mura, per far d'essere proprio in sepoltura. In sepoltura, voi potenti che io voglio. E poi tutto, davvero? Certo, la sua voce. Salva, salva, tra poco ci rivedremo da dirvi qualche cosa. E non ancora io, signor Figaro. Bravissima, vado, mi raccomando. Quanto hai guardato? Ah, disgraziato Figaro, a impegno, a maledetto, a scellerato. Ecco qua, sempre grida. Ma si può dar di peggio? Un ospedale a fatto di tutta la famiglia, a forza d'occhio, sangue, e... E la nutiglia, e signorina, il barbiere lo vedesse. Perché? Perché lo vuol sapere? Ma forse anche gli va d'ombra. Perché no? E se ve lo dirò, stasera veduta che ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto, ma carico di rabbia, o vecchio maledetto. Vedete che graziezza, più l'amo e più mi stretta la bricona. Ma certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Ma barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Oh, Don Basilio, giungete in tempo. Ah, io voglio per forza, per amor, dentro domani sposar la mia rosina. Avete inteso? E poi dite benissimo, e appunto io qui veniva ad avvisarvi. Ma... che c'è? Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva. L'incognito di domande della rosina. Appunto quello. Oh diavolo, diavolo, e qui ci vuol rimedio. Certo, ma alla fortuna. Sarebbe a dirlo. Oggi con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola e al pubblico lo metta in malavista, che contrario lo faccia un uomo in cuore. Un'anima perduta, io vi servirò fra quattro giorni. Credete a me, e Basilio ve lo giura, a noi lo faremo sgocciare da queste mura. E voi credete? Oh, certo, è il mio sistema, e non sbaglia. E vorreste, ma una calunnia? Ma dunque... la calunnia cos'è, voi non sapete? Oh no, davvero! No, uditemi, e tacete! Arrancando nelle orecchie della gente.
introduca, si introduca la sua mente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa servire, fa servire, fa servire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, rende forza poco a poco, ora già di lo filo, sempre il suono la tempesta, e nel verde la foresta, va fischiando grondolando, e di fatto non c'è l'arca, la pigra mochetta, si attenga paga in circa doppia, e produce l'esplosione. Come un colpo di canto, metterla in salvo sarà pensiero mio. Oh, saltanari, adesso sono qua io. Ma brave babelone, ho inteso tutto, e viva il buon dottore. Povero babbuino, tua sposa è via, unisciti il bocchino. Perché stanno la crisi procuriamo di parlare alla ragazza. Oh, ecco l'appunto. Ebbene, signor Figaro. Gran cosa, signorina. Ma davvero? Mangeremo dei confetti. Ma come sarebbe a dire? Sarebbe dire che il vostro bel tutore ha stabilito. E c'è dentro domani. Vostro marito. E via. Ho venuto a stendere il contratto col maestro di musica. Là dentro si è fermato. Sì, buono taglia caffè, povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro. Che cosa, signorina? Voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore. Già. Un mio cugino, un bravo giovinotto, ora del prossimo cor, si venne i suoi studi a compire il poverin, c'è un po' di fortuna. Fortuna me la farà. Con il dubito assai, in confidenza, ha un gran difetto addosso. Dov'è il difetto? Ma grande. Ma che sarebbe? È innamorato morto. Sì, davvero, con quel giovine vedete, mi interessa moltissimo. Verbato. Voi non ci credete? Oh, sì. La dite abita lontano. Sono due qui, due passi. Ma è bella. Sono bella assai, e che vincio ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia, porporino, occhio che parla. Ma lo sei innamora. E il nome? E il nome ancora, il nome. Che bel nome si chiama. E che si chiama? Si chiama? Poverina. Ma come si chiama? Ma no, signorina, si chiama, si attenta, R, O. Rossi. E sì, Rossi, verissimo. Ah, che intelligente!
quel vago gesto siete voi della rosina. Siete voi, siete voi, bella rosina, che dolce tua frasina, che dolce tua frasina, ma la brava far con me, si ma la brava far con me, se la brava far con me. Se ti senti, non vale solo per parlare come si fa. Zitto, filindaro, per parlare non sarà. Zitto, zitto, filindaro, per parlare non sarà. Per parlarmi, oh bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io ti adoro, io ti amore, ma che fa, ma che canta, ma che fa. Egli attende qualche segno, poverin, del vostro presto, qual due righe di biglietto, qual due righe di biglietto, gli mandate, chi verrà, gli mandate, chi verrà, gli mandate, gli mandate, chi verrà. E ne dite, non vorrei, tu, coraggio, non saprei, col due righe, mi vergogno. Ma di che, ma di che, e si sa, presto, presto quel biglietto. Un biglietto? Sì, signorina. E ti darò, ti andiamo, darò. Andiamo, mi faccio aspettare. Che eccolo qua. Già era scritto? Beh, che bestia, beh, che bestia, il maestro fatto a lei. Fate droga sei di maniglia acquadetta. Venne a far colui questa mattina. Figaro, ti parlò? Mi parlò. E ti diceva? Oh, mi parlò di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della tua figlia Marcellina. Davvero? Ed io scommetto? E vuol dir questo dito, così sporco d'inchiostro? Sporco? No, nulla, io me l'avevo scottato con inchiostro. Yeah.
Diavolo, 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 e questi polli, or son cinque ed erano sei. Quei polli è vero, d'uno mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina. È bravissima, è la penna perché fu temperata. Maledetto la penna, è la penna, la penna, per disegnare un fiore su. Un fiore a fracchetta, ma zitta, e basta così, signor. Non più a sete. Manca un foglio, e già suppongo in che cosa l'impiegasse. Sporco il dito, e già mi immagino a tuo l'uso il destinasse quella penna temperata. Spiega bene la rea matazza, perché mai la testa bassa? State ritta come me, perché mai state ritta come me? Perché mai state ritta come me? Io so ben che avete a vostra suol venir la frenesia che provò la mamma mia quando vidi il mio papà. Ma non v'è bisogno alcuno d'indrizzarsi a questo e a quello, di cercar col campanello che ciò che aver potete qua. Dite un po' che ve di buono nei moderni giovanetti che riverente sorridenti tacchi ferrei affettature occhiali caricature so che intimido alla mono a di ciò che ognuno si loda ma di ciò che ognuno si loda son provvisti per mia fe son provvisti per mia fe son provvisti per mia fe. Oh, se poi per mia disgrazia voi la sonda ancora farete le finestre troverete sigillate eternamente. Parentessa di Chiavassi, Lucchettini e Campenassi, Serra Curetti, Avistelli, Coppe, Chiodi, Franghe, Arpioni, Parentessa di Chiavassi, Lucchettini e Campenassi, Serra Curetti, Avistelli, Coppe, Chiodi, Franghe, Arpioni. Anche gli Arpioni? Sì, signorina, anche gli Arpioni, perché io non so con voi di quei papioni che si fanno e fino a chiare. Di quei papioni che si fanno e fino a chiare. Non so con voi di quei papioni che si fanno fino a chiare. Non si fanno e fino a chiare. Non so con voi di quei papioni che si fanno fino a chiare. Non si fanno e fino a chiare. Non so con voi di quei papioni che si fanno fino a chiare. Non so con voi di quei papioni che si fanno fino a chiare. Fino a chiare, fino a chiare. Di sentire un mormorio, sarà stato il tutor con la pupilla.
Camilla non onora di bene, queste ragazze non lo vogliono capire. Possono aprire. Vengo, vengo, eccomi qua. Vengo, vengo, chi diavolo sarà? Buona gente, ehi, senti casa, mi risponde, ehi, chi è costui, che brutta faccia, è ubriaco, chi sarà, senti casa, maledetti, maledetti, ehi, cosa vuole il signor soldato, ma, qui costui che mai vorrà. Siete voi, aspetta un poco, siete voi, dottore, balordo, che balordo, che balordo, Bertoldo, che Bertoldo, che Bertoldo, è andata il diavolo, è andata il diavolo, io mi chiamo dottor Bartolo, dottor Bartolo, dottor Barbaro! Ma bravissimo, dottor Barbaro! Bravissimo, dottor Barbaro! Un corno! Benissimo! Giappe poca differenza! Io già perdo la pazienza! Io già perdo la pazienza! Qui prudenza ci vorrà! Qui prudenza ci vorrà! Dunque voi... Siete dottore? Son dottore, sì signore! Va benissimo! Un abbraccio! Uè, collega! Indietro! Uè. Sono anch'io dottor per certo! Ma ne scalco al reggimento! Povere quelle mure! Dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto, osservate, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua! Venite, caro Gesù! Dalla natura di petto, io sapevo in verità! Dalla mia felicità! Anche forse mi ci metto qualche grande carità! Signorina, che cercate? Presto, presto, andate via! Vado, non direte! Presto, via di qua! E ragazza, vengo anch'io! Dove, signor mio? In caserma! In caserma! Dove è bella? In caserma! Ma che bella! Aiuto! Ora, aspetto! Dove vado? Ora, un signore che non vado a portare, qui non vado a portare! Dove come? E non verrebbe! Dove come? Signore! Ma mio padrone, un momento, gli mostrerò. Ma se qui resta non posso, se prendete. Poi me, guarda. A trovarla ancora non posso. Prudenza. Ma sì, chi lo troverò. Ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo e che c'è che lei che c'è. Signor mio calo, signor mio calo. Vuole restar sicuro.
ma con suo mio padrone Cristo fuori bombastone lo farà di quattro giorni. Presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori un bombastone lo farà di quattro giorni. Dunque lei vuol battaglia? Beh, battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia e la voglio qui mostrar. Osservate, questo è il posto, l'inimico voi farete attenzione agli amici, giù il pastoretto e gli amici, stanno di qua, attenzione. Ferma, ferma. Che cos'è? Può vedere. Se fosse una ricetta, ma un biglietto è mio dovere, mi dovete perdonare. Grazie, 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 grazie. Grazie un corno, qua quei voglio qua quel foglio che chiedete, mi ricordo mi è cascato, e la lista del bucato. A fraschetta, a fraschetta, presto. Che bello, sorrisa maglio, e la lista, con discorso. Bravo, bravo, il mamalucco, Oh,
Thank you.
ma vedi il mio destino, quel soldato per quanto abbia cercato mio lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito, sospetto che dubitar, commento che dal fondo salvaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorare della rosina il cuore, nemmeno in casa propria sicuri si può stare, ma io chi batte e i piedi là battono, non sentite, in casa io son, un bel timore aprite. Ma che gioia sia con voi! Mille grazie, non ti incomodi! Gioia e pace per di tanti! Obbligato in verità. Ma che gioia sia con voi! Mille grazie, non ti incomodi. Gioia e pace per gli danni. Obbligato in verità. Questo volto non è ignoto. Ma cerco patata vuoto. Non rompi su, non ricordo. Ma questo valordo. Ma quel volto. Non è il travestimento. Non capisco chi sarà. Il travestiamento sarà. Ti prodigio la meta. Gioia e pace, pace e gioia. Ho capito, ho sempre noia. Gioia e pace, ben dico. Basta, per pietà. Gioia, pace, pace. Ho capito, ho sempre noia. Ben dico, re, pace e gloria. Basta per pietà. Ma che perfido destino. Dite che non mi conosce. Ma che barbara giornata. Ma che sorte fortunata. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Di quanti a me la parte. Di quanti a me la parte. Di quanti a me la parte. Di libertà. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Ma che barbara giornata. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Ma che perfido destino. Basta, ho capito. Insomma, mio signore, chi è lei? Si può sapere. Don Alonso, professore di musica e allievo di Don Basilio. Ebbene. E Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece. Sta male, corro a vederlo. Piano, non è mal così grave. Dico, sui nomi fido. Andiamo. Ma signore. Che? Voleva dire di... Parlate forte, ma... forte vi dico. E ben come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete. Ma dal conte alla vita. Piano, il conte. Chiamami nella vita, la canta l'amico d'alloggio di mie mani, per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla lui diretto. Che vedo, ecco a scrittura. E Don Basilio nulla di quel foglio, ed io per lui venendo a dar lezione alla ragazza, voleva farmene un marito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Ti dirò, io potessi parlare alla ragazza. Non parlate alla ragazza. Io creder per di grazia le parei che me lo diede il conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò piano un poco. Bravo degno dello scolar di Don Basilio, io saprò come merito a ricompensarti del suggerimento. E vo a chiamarla ragazza, sentite Don Alfonso, poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi. Non dubitate. Venite signorina, Don Alfonso, che ci vedete, or vi darà lezione. Cos'è stato? O nulla, vedete a me di cin, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione, di Don Basilio invece vi darò. Oh, con mio gran piacere la prenderò. E volete cantare? Io canto, se le aggrada, una piccola arietta. La brava, incominciamo. Un verde fradice, un fiem di bei fiori, un rivolo di verde, di vittorno, un ogni, una
veramente bravissima. Oh, mille grazie. Oh, certo, certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. A quando, per esempio, cantava Caparriello, quell'aria portentosa. E tra la 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 la, ben sentita Don Alonso, eccola qua. L'aria di te a Giannina, ma io e dico Rosina. E quando mi sei vicina, avanti le Rosina, il cor mi brilla in petto, mi balla il minuetto. Bravo signor barbiere, ma bravo! E niente affatto, scusi con debolezza! E ben guidone, che vieni a fare! Oh, bella, venga a farmi la barba, oggi mi tocca! Oggi non voglio! Oggi non può! No. Dimani non potrò io! E perché? Perché la presto sull'ufficiale nel nuovo reggimento, barba e testa! Alla marchesa Andrade, Galbione, Faro Quinto, il Moronè, al Soltino, Bombe, il suo campanile, furgante, poi l'avvocato Benratoni, che irrita me lo di indigestione! E poi, domani non tocca! Orsù meno parole, oggi non può far barba? No, no! Aspetto, guardate che ventoni! Vengo stamani, in casa c'è l'inferno! Ritorno dopo pranzo, oggi non voglio! No, ma che ne avete preso per qualche barbiere da contadini? Chiamate sull'altro, io me ne vado! E serve a modo suo, vedi che fantasia! E gli figa! Comandi, e va in camera a pigliar la biancheria! No, va più stesso! Assicurami in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Dicere tra quelle la chiave che apre quella gelosia! Certo, è la più nuova! Con pur buono, a lasciarti quel diavolo di barriere! Animo, va tu stesso, passati il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai, vada, non toccar nulla, E non son matto, allegri, vado e torno, il colpo è fatto. Sì, permettete, Don Alonso, E quel bricon che al punti ha portato il biglietto di Rosina. Mi sembra un imbroglio di prima sera. Imbroglione, imbroglionissimo, ma a me non me la fitta. Ah, disgraziato me. Ah, che bricon me lo diceva il cane. Quel tigano frantuo, or che siamo soli, dite mio cara, il vostro è il mio destino, d'unirsi a te contenta, franchezza. Tutto marrotto, sei chiappio, tu ti tira in una tornina, dove tu vai? Ma che non mi attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così all'oscuro. Spettatemi, sarei la testa al muro, lo tieni ogni tanto al buio. E poi. Ma non più. Andiamo, a noi. Oh,
non è ver. Sì, sì, tu che ho so, tu che ho so. Ma Don Marco lo spiega. Ehi dottore, una parola, ehi dottore, una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un poco qua. Son da voi, ascoltate un poco qua. Fate un po' che gli vada via, che ci può far gran timore. Della lettera signore sei da fare ancor non fa. Ma qui certo è un pasticcio, non s'arriva a indovinar. Sei di scopo un gran timore, sei da fare ancor non fa. Si per te ne sono
signor Don Bartolo. Son qua, son qua. Ringi. Ai. Prontimo. Rosina, Rosina, te ascoltatemi. M'ascolto, m'ascolto, eccomi qua. Thank you.
alfine, eccoti qua. Figaro, dammi man, poter del mondo, te tengo indiavolato. Tempo da innamorati. Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina? Ora la vedremo, eccola appunto. Oh, mio tesoro. Chi ti prova anima scellerata? Io qui di mia stata credulità venni soltanto a riparar lo scorno, a dimostrarti qual sono e quale masse per vesti, anima indegna e sconoscente. Io con di tasto, io non capisco niente, ma per pietà facci fingeste amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte, alma viva. Al conte sei delusa, come felice, mira mio, mio tesoro, alma viva son io, non son lindo. Yeah.
porta, la lanterna, alla porta, la lanterna, due persone, due persone, due persone, che ti fa? Sì, signor, due persone, sì, signor, alla porta, sì, signor, che ti fa? Che ti fa? Ecco che fa un inutile,